Finisce in parità lo scontro salvezza tra Sant'Anni Ovidiano e Sulmona, con le due squadre che non si fanno male, terminando il match sullo 0-0. Nei padroni di casa sono assenti il difensore Costantini per squalifica e il centrocampista Di Primio Febbricitante. Negli ospiti manca solo Sciala, mentre rispetto a domenica scorsa l'unica novità è rappresentata dal rientro a centrocampo di Morelli. Al decimo punizione di Morelli, con Baci che in aria schiaccia di testa ma la palla termina in out. Successivamente ancora un pallone spedito dentro l'area da Morelli, ma c'è l'ottima chiusura del portiere Muscato su Cucurullo. Il Sant'Anna si vede con una punizione di Torsellini respinta con i pugni da Meo. Al 31esimo l'Ovidiana Sulmona costruisce una bella azione grazie a Morelli che ruba palla ad un avversario, scambio poi tra Cucurullo e Del Conte, con il numero 9 che prevale rispetto a più giocatori e prova a trafiggere Muscato, che però riesce a parare. Il primo tempo si conclude con un tiro di Morelli che trova l'opposizione di Muscato. Cambio in attacco da parte dei Chietini, con l'ingresso di Amoresi al posto di Torsellini, che apre il secondo tempo. Dopo pochi istanti, dal fischio di Antonio Bruno di Lanciano si registra un traversone dalla destra di Lorenzetti per il colpo di testa in area di Federico, con la palla che termina al lato. La squadra di Di Felice ci prova con insistenza, a differenza del Sant'Anna che nella ripresa non tirerà mai in porta. Al 17esimo, destro al volo di Capitan Tosti dentro l'area con palla di poco al lato. Al 25esimo, Lorenzetti verticalizza per Cucurullo con la conclusione dell'attaccante che viene parata da Muscato. Durante una sostituzione del Sant'Anna avviene qualcosa che richiama l'attenzione dell'arbitro che, dopo essersi consultato con il secondo assistente, estrae il rosso per doppia ammonizione a Diouf, reo di aver avuto una reazione nei confronti di un giocatore sulmonese. Polemica l'uscita dal campo del numero 9 di casa, che se la prende con Giovanni Federico. A spezzare poi il gioco ci pensa qualcuno dal pubblico, che getta in campo una bottiglietta d'acqua di plastica all'indirizzo del secondo assistente Alessio Fatato di Avezzano, con il direttore di gara che si vede costretto a fermare la partita per alcuni minuti e a chiamare i due capitani dopo questo gesto commesso da uno spettatore che era sistemato nella parte dove si trovavano i sostenitori del Sant'Anna. Si riprende finalmente a giocare e al 36esimo Coletti, servito da Morelli, calcia con il destro ma la palla si perde sul fondo. Al 90esimo lo spagnolo Nabil Mohamed Ashad, entrato al posto di Lorenzetti, esegue un assist dalla destra ed in area calcia Federico, non colpendo però bene la palla che si perde fuori. Termina 0-0 con il punto che serve ad entrambe a muovere la classifica. Il Sant'Anna polemizza con la direzione di gara e preferisce non rilasciare dichiarazioni, mentre c'è amarezza da parte dell'Ovidiana Sulmona perché, pur non brillando nella prestazione, è mancato solo il gol. Ha detto giusto, a eccezione i primi 15 minuti loro sono partiti forte, poi alla fine c'è stata solo una squadra in campo che è l'Ovidiana. Però nonostante tutto abbiamo creato poco, abbiamo creato nonostante il possesso palla superiore a loro, però ai punti diciamo meritavamo un po' di più, però alla fine il risultato è questo, dobbiamo tendercelo stretto. Nel secondo tempo poi si sono spezzati un po' i ritmi per quell'episodio quando l'arbitro ha fermato il gioco, può aver influito un po' sul rendimento nella parte finale di questo incontro oppure no secondo lei? Ma non lo so, perché dire quello che succedeva dopo è difficile, però lì stiamo noi pressando molto, loro stanno molto in difficoltà e fermarsi 5-6, una decina di minuti, che poi alla fine ha fatto poco recupero, e in quel momento lì ci ha spezzato il ritmo, però alla fine devi mettere la palla dentro, queste sono partite che la puoi portare a casa perché hai dimostrato sul campo di essere superiore a loro. Oggi sarebbe servita una vittoria. È arrivato invece il pareggio, questo dimostra quanto è difficile Di Felice la strada per ottenere la salvezza. Sì, però siamo sulla strada giusta, sono due partite che i ragazzi giocano, tocchiamo ferro, sono due partite che il nostro portiere non viene impensierito. Io non ho visto un'occasione sul calcio di punizione loro di sinistro, e me è stato bravo, alla fine la partita l'abbiamo fatta sempre a noi e abbiamo creato delle opportunità con Coletti, con Cucurullo, con Federico il secondo tempo, però sta palla non ha voluto entrare. L'importante è riportare a casa i risultati e dare continuità ai risultati, e domenica giochiamo in casa con Bucchianico e cerchiamo in tutti i modi di toglierci in questi play-out.